Allora, buonasera a tutti, ci troviamo a Camigliatello per la rassegna Incontri Silani, letture ad alta quota, alla nona edizione questa. Io ringrazio in particolar modo Egidio Bevilacqua che si spende sempre per la cultura con svariate pubblicazioni. Alla mia destra abbiamo l'autore del libro, Franco Laratta, che è giornalista, scrittore appunto, già ex parlamentare, e poi possiamo dire che ha scritto un libro bellissimo che è Vantativi nella Calabria che non si arrende, e poi capirete perché questa Calabria non si arrende. Alla mia sinistra invece Luigia Granata, che alle sue spalle, alle sue creazioni, queste bellissime ragazze vestite di tutto punto con mascherine multicolore che ci fanno sentire il Covid molto meno, ci fanno sentire questa pandemia molto meno, perché questi colori sgargianti, foulard, sono bellissimi, sono davvero belli, le ragazze sono molto belle, questo lo dobbiamo dire. Quindi io direi di iniziare passando subito la parola a Franco, facendogli una domanda molto semplice: la ragione per la quale ha scritto questo libro, perché il titolo Vantativin, che molti di noi conoscono, ma altri non conoscono il dialetto, e poi perché la Calabria che non si arrende, la Calabria che invece resiste e vuole essere in Calabria. Dopo aver fatto ovviamente delle esperienze, chi leggerà acquisterà il libro, che poi tra l'altro lo dico è disponibile proprio presso la libreria di Egidio di fronte al nostro tavolo, e anche qua, quindi potete acquistarlo. Passo la parola a Franco e lo ringrazio soprattutto per la presenza, e buona serata a tutti voi. Grazie ad Egidio per questa nuova puntata di questo suo lungo viaggio attraverso la cultura, la lettura d'alta quota in questa splendida località della Sila. La Sila quest'anno ha trionfato perché si sono registrate un numero altissimo di turisti, di amanti della montagna che sono venuti qui, sono in tutto l'altopiano ad affollare questa terra meravigliosa. Dunque, perché Vantativin? Ma perché a me la cosa nasce da un'esigenza che io ho notato parlando con alcune docenti dei licei, degli istituti superiori calabresi. Cioè questo senso di timore, di paura dei ragazzi per il loro futuro, soprattutto dei ragazzi calabresi. Già al terzo anno questi ragazzi cominciano a dire: ma noi ce ne vogliamo andare, ma qui non c'è futuro, ma cosa facciamo qui, non c'è niente. Questa depressione, questo crollo psicologico nella fiducia della propria terra sta provocando uno spopolamento notevolissimo di questa nostra terra, soprattutto le aree interne che stanno morendo. Per cui io ci ho pensato un attimo, ho messo in piedi le cose che io già conoscevo. Sono storie vere, racconti veri di questa Calabria che resiste, cioè la Calabria che non si arrende, la Calabria che costruisce, che sta cambiando il volto di questa regione grazie a questi giovani, a questi talenti, a queste persone che non chiedono aiuto, non chiedono nulla, ma promuovono cultura, arte, cucina, musica, poesia, fotografia attraverso le loro passioni. Voi vedete qui dietro di noi, e poi a fianco c'è Luigia. Luigia è una dei Vantativin di questa terra, cioè di chi essere orgogliose. Luigia racconta in queste sete meravigliose, coloratissime, l'arte, la storia, la cultura della Calabria. Dal centro storico di Cosenza nasce questa idea, Luigia comincia da sola, ci crede, la porta avanti, si afferma, e le sue creazioni fanno il giro del mondo. Dopo tu ci dirai anche di questo rapporto con gli arabi che avrai presto, ma da Parigi a molte capitali europee, Luigia è divenuta un punto di riferimento di un modo diverso di fare moda, quindi di fare arte. Come Luigia potremmo raccontarne qualcuno durante questa serata, qualcuno ve lo voglio raccontare. Ad esempio qui non so se ce la fa a venire questa sera,
c'è Lorenzo Pupo, un ragazzo che si laurea all'Università della Calabria. A un certo punto però decide, non era l'università, ah non ce la fa, ha detto, tra l'altro, insomma sono momenti per l'agricoltura delicata. Ecco, questo è Lorenzo Pupo, io sono qui nella sua proprietà, questo ragazzo che si laurea in scienza turistica e va, decide di andarsene a Londra, come molti nostri ragazzi, ecco, vanno a Londra, vanno a Milano, il nord Europa, Riccardo è pienissimo, il nord del paese è pienissimo di ragazzi calabresi. Ma lui sta lì quattro anni, ma dice io non sono felice, lavoro, si sta bene, poi Londra è un sogno per molti ragazzi, ma lui decide di rientrare qui, perché a una decina di chilometri da qui verso il lago, ad un'altitudine notevole, 1400 metri, recupera la proprietà di famiglia semi-abbandonata, comincia il primo anno 4 ettari di patate, qui ci sono le patate IGP, sono un tesoro per questa terra, poi aggiunge 6 ettari di grano. Proprio l'altro giorno mi ha chiamato perché vuole fare un piccolo allevamento, c'ha già qualche animale da latte, c'è anche da allevamento. Dice, è stata durissima, non mi ha aiutato nessuno, ho trovato una burocrazia soffocante, non ho avuto un incentivo, fra le altre cose, Luigi, io, tu ne sei un esempio, quando alla fine me ne sono accorto, nessuna di queste 12-13 storie può dire di aver avuto un contributo dallo Stato o dalla Regione, nessuno. Che è incredibile, significa proprio anche il fallimento, allora degli aiuti per le attività produttive, per i giovani, per i talenti, se nessuno di loro, e si sono affermati tutti. Quindi Lorenzo ce l'ha fatta, attraversare l'inverno qui non è di poco conto, ha trovato i mezzi di 50 anni fa, ha dovuto arrangiarsi con un trattore, ne ha comprato uno, lo paga a rate, ma ce la sta facendo, dopo le patate, il grano, ha aggiunto l'allevamento. Come potrei raccontare la storia di tanti altri, per esempio Caterina Ceraudo, giovane chef di Strongoli, della zona del mare dello Ionio, questa ragazza che è qui, questa ragazza comincia, l'ho conosciuta da piccolina, questa ragazza nell'azienda di famiglia, nel papà fa olio, fa vino delle migliori qualità, lei dietro i fornelli, nasce tra i fornelli, diventa nel 2017 la migliore chef donna d'Italia, lo stesso anno ottiene una stella Michelin, lo scorso novembre gli è stata confermata la stella Michelin. La ragazza che mi diceva, c'è del coraggioso in questo, mi diceva che si era affermata a Milano in un premio internazionale con un suo piatto, le propongo di andare a lavorare a Parigi, la ragazza titubante, anche perché è timida, dice ma se c'è un problema di soldi ci dica lei cosa dobbiamo fare, perché sai, poi avere una stella Michelin, avere una super premiata, una stella vera della cucina, niente, lei rifiuta di dire qualunque cifra e se ne torna nella sua Strongoli, piccolo comune sul mare, e lì è un artista vero e proprio, però ha avuto coraggio, perché tra le altre cose mi diceva, io non potevo lasciare da solo mio papà che ha fatto l'azienda, che lavora, ha fatto adesso questo bellissimo ristorante, io non lo posso lasciare. Quindi il coraggio anche di rimanere sapendo di rinunciare a qualche zero sull'assegno, però di rimanere qui in questa terra ed essere, ecco, appunto un orgoglio di questa terra. Ne dico un'altra, poi do la parola a te perché sennò faccio tutto io. Raccontiamo, Luigi l'abbiamo detto, questo ragazzo, ecco, qui voi vedete questa copertina, la copertina di questo libro, eccola qui, c'è una signora ultra novantenne che accarezza questa bambina, questa ragazzina. Questa fotografia, forse questa la vedete, di una donna orgogliosissima, anziana assai, è una ultra novantenne di Stilo, in provincia di Reggio, non esce mai, è una signora molto anziana. Questo giovane fotografo Raffaele Montepaone ha una caratteristica, fotografa solo volti di donne anziane, ma molto anziane,
è il trionfo delle rughe, è la bellezza delle rughe. Queste foto ne ha raccolte centinaia, faticando non poco, perché una signora anziana dell'entroterra di aree molto interne della Calabria non si lascerà fotografare mai. E lui mi raccontava di questa signora anziana che, dopo tanti tentativi di prendere il caffè, Gidio, di convincerla ad alzarsi a farsi fotografare, lei a un certo punto, guarda Luigia, si mette in posa, una posa naturale di un orgoglio, di una bellezza straordinaria, come le tue splendide ragazze, le tue amiche. E ecco che cosa ha fatto questo ragazzo, fa dell'età avanzata ormai, dell'essere anziane, non un timore, una paura, un nascondo, sino un orgoglio. Queste foto sono tutte orgogliosissime, questa ci vede un po' la Calabria, no? Questo sguardo profondo, lontano, non assente, ma ecco, appunto, di orgoglio, sacrifici, sofferenza, perché questa donna, come tante, ha attraversato un Novecento, le guerre, la fame, la povertà. Questi sono i primi tre casi che io ho voluto raccontare. Bene, io però, prima di passare la parola a Luigia, volevo parlare un attimo anche di Franco, perché comunque io Franco lo paragono anche a un moderno mecenate, sì, perché io mi sono sempre chiesto, no, il libro l'ho letto tante volte, innanzitutto qual è il criterio con il quale hai scelto questi personaggi, ognuno diverso da loro, però legati dalla voglia di rimanere qui in Calabria, pur avendo fatto esperienza all'estero, ma soprattutto cosa danno a te queste esperienze, queste testimonianze di persone, di ragazzi, giovani che hanno ancora la voglia e negli occhi ce lo trasmettono, non soltanto le loro storie scritte nero su bianco, ma proprio quando si conoscono, la voglia di rimanere, se viene trasferita a sua volta anche a te e tu ti senti orgoglioso di aver partecipato alla loro vita, alla loro storia. Beh sì, bella domanda. Non c'è un criterio, se non forse un intuito nel capire quando nello sguardo di un ragazzo trovi la voglia di combattere, di lottare, di non arrendersi, cioè di quelli che non dicono ma cosa ci sto a fare, non c'è niente in Calabria, no? Poi è una terra ricchissima, come sapete. Ora, quindi non c'è un criterio, sono ragazzi, storie, vicende che io ho incontrato lungo il mio, diciamo così, girovagare per questa terra, per la bellezza di questa terra. Io sono stato da voi a Cleto, ho conosciuto te, ho conosciuto la vostra storia, ho visto cosa avete fatto in un comune, in un borgo piccolo, di una straordinaria bellezza. Siete diventati un fenomeno per quella comunità, gli avete dato luce, una comunità come tanti piccoli comuni anziana, siete punto di riferimento culturale. Pure nessuno ve l'aveva obbligato, nessuno ve l'aveva chiesto, vivete lì, siete lì, fate, tra l'altro voi scrivete, lavorate, ma quello che colpisce è appunto che voi avete deciso di rimanere e di investire in questa terra. Dici, io ci voglio credere. Questi ragazzi, ci sono tanti musicisti, tu hai visto, ci sono tanti, alcuni chef, alcuni cuochi come vogliono chiamati, ci sono questi ragazzi che stanno cambiando il volto di questa terra, che non appare più una terra vecchia, stanca, di sfaticati, di gente che non vuole lavorare. Io la settimana scorsa sono stato qui, anche qui a due passi, nell'azienda agricola Magliari, dove c'è un ragazzo che si chiama Gian Pietro, la cui storia noi racconteremo in Vantati Vinde 2. Questo ragazzo si sta laureando in economia all'Università della Calabria, ma quando può scappa sempre all'azienda del papà vicino il lago. E siamo andati perché ha voluto cominciare con me la raccolta delle patate, e una zona più bassa hanno già cominciato. Il ragazzo era felicissimo di mettere le mani nella terra, di prendere le patate, di farle vedere, di fare un cestino, l'ha data alla mamma, abbiamo fatto una frittura sul momento delle patate, anche se mi dicevano che non si potrebbe fare nel momento stesso. Ma io vedevo in quegli occhi di quel ragazzo la gioia, la felicità di stare in quella terra, di sporcarsi. E poi la mattina dopo dice che aveva un esame all'università, fra poco si laurea. Ora, sono storie molto belle, e sono decine, centinaia di questi ragazzi
che utilizzano, come dire, mettono a frutto quei talenti, quell'arte, quella cultura, quella passione, c'è passione. E noi queste storie le dobbiamo raccontare perché dobbiamo dire che questa terra è fatta di tanti talenti, di tanti Luigi Granata che sudano, lavorano, sanno che fanno fatica, che nessuno ti regala nulla, anzi trovi tutte le porte chiuse, ma resistono e alla fine ce la fanno. Questa, diciamo, è la Calabria più bella che io racconto in questo libro, è un'avventura vera, reale, di persone che esistono, non c'è nulla di inventato. Grazie, Paolo. Esistono e resistono, è il caso di dire. Ebbene, ne ha parlato, l'ha accennato prima Franco, di quello che fa Luigi, noi lo vediamo alle nostre spalle. Luigi poi tra l'altro è pittrice, illustratrice, scrive per varie riviste di moda e quindi è un artista a tutto tondo, non soltanto in Italia ma all'estero. Ma la domanda che le voglio fare è proprio collegata alla sfilata di oggi. Sei esperta anche di cromoterapia, quindi io questo pensavo, dicevo, i colori, la scelta dei colori, i tuoi foulard, tutto quello che ha a che fare con la luce, perché questi colori trasmettono luce, trasmettono voglia di vivere nell'animo di chi li guarda. Io quando ho visto questo arcobaleno di colori che mi veniva incontro sul corso ho detto che bello, ho detto finalmente è arrivato l'arcobaleno. Sì, facciamole vedere, facciamole alzare, sono bellissime, anzi fate un applauso a queste bellissime ragazze. E complimenti di nuovo a Luigia. Certo, io voglio proprio incentrare la domanda proprio su questo, la scelta dei colori, visto che tu sei esperta di cromoterapia, e come nasce insomma questa passione per la tua, diciamo, arte, che tiri fuori e riesci a farla vedere poi anche all'esterno degli altri. Grazie, grazie a Franco, grazie a Egidio naturalmente, grazie per l'introduzione. Allora, cromoterapia, sì, mi sono specializzata in cromoterapia, ma per chi non mi conoscesse, io sono una silana autentica montanara, quindi nata fra i boschi della magnifica Sila, non posso far altro che poi esprimermi così, no, con gioia, perché la Sila è bella, come è bella la Calabria. Ho studiato naturalmente per specializzarmi, e il brand Luigia Granata è nato dopo l'esperienza d'Expo 2015 a Milano, perché lì avevo presentato una collezione Fructus Terre Lux Spes, cioè i frutti della terra, luce e speranza, che era il tema poi naturalmente di Expo 2015, orientato sull'alimentazione, sulla salvaguardia della terra e del mondo. Quindi da lì mi sono ispirata a tutta la collezione che vedete oggi, c'è giusto un abito per ogni collezione, dedicata agli Airbrush, all'arte bizantina in Calabria, c'è cioè il Codex Purpureus Rostanensis, la felce di Guardia Piemontese, che è questa felce preistorica gigante che si trova nella zona di Guardia, naturalmente il mare di Calabria, Cosenza, c'è il castello, c'è il teatro Rendano più avanti, c'è la storia dei Valdesi, degli Occitani, che quest'anno ho presentato al Museo dei Valdesi e finanziato il progetto con l'8 per 1000 della Chiesa Valdese, e i frutti della terra di Calabria, quindi bergamotto, cedro, olive, fichi d'India, fichi. Ho portato tutte le peculiarità e le bellezze della Calabria in giro per il mondo, con le mostre a Parigi, assieme alle sfilate, in Spagna per il Festival del Cinema. Parlo di Gioacchino da Fiore, li potete notare sui manichini e sulle modelle anche dietro. Voglio ringraziare le modelle perché, a parte, diciamo, due professioniste, le altre sono tutte signore amiche che sono simpatizzanti del brand Luigia Granata, e io le ringrazio, sono bellissime colorate. E quindi naturalmente ringrazio Franco perché mi ha inserito in questo libro importante per noi calabresi che non molliamo, noi che senza aiuto andiamo avanti e non rinunciamo a portare in giro per il mondo le bellezze della Calabria. La moda non esiste in Calabria, non è mai esistita, quindi non c'è un'impresa moda, non c'era neanche un settore moda fino a poco tempo fa. Adesso Confartigianato abbiamo qui una rappresentante
insomma, si stanno muovendo un po' per aprire questi settori. Si è fatta una doppia Fashion Week su Cosenza gli ultimi 2 anni, però il settore moda è difficilissimo, è un percorso ancora in costruzione. Quindi speriamo nei prossimi anni, nel più breve tempo possibile, di avere anche un sostegno da parte delle istituzioni, perché partecipare ad una fiera internazionale di moda vuol dire avere un capitale dietro non indifferente, insomma. Cromoterapia sì, per rispondere alla domanda, ma il mio è un dono di natura, io credo in Dio, quindi è un dono che ho ricevuto da Dio. Io continuo con una domanda a questo punto, visto che sono state rappresentate, lo hai detto, è stata rappresentata la Calabria, ok? Immaginare di fare proprio nelle location indicate, dove insomma sono rappresentate le ragazze, può essere anche una forma di turismo, cioè quindi noi potremmo anche dire, non so, a chi ci ascolta, ai media o a chi volesse organizzare una sfilata nel proprio comune, visto che a tema, ecco, le ragazze, e comunque tu Luigia, sei disponibilissima a muoverti e a valorizzare quel contesto storico, perché comunque è effettivamente un viaggio dell'arte nella storia e della storia nell'arte. Io vorrei che mi spiegassi anche questo, cioè se, proprio il progetto. Però il progetto dalla carta alla seta, l'arte a passeggio, nasce proprio così. La prima sfilata naturalmente è dedicata alla città di Cosenza, perché vivo lì, e abbiamo aperto con il restauro del castello di Cosenza, quindi una sfilata all'interno. L'arte a passeggio vuol dire lo studio prima dei luoghi, quindi dei personaggi illustri come Gioacchino, Federico II e molti altri. Adesso sto preparando Bernardino D'Alesio e altri due, Pitagora, così, ma ancora è una sorpresa, quindi presenteremo a breve. Però queste, le minoranze etniche le ho toccate, quindi i valdesi e gli arbresci. Adesso ho preparato la collezione per l'area grecanica, se ne sta parlando ultimamente, anche Spirlì ha inaugurato la settimana scorsa il museo proprio delle minoranze etniche dell'area grecanica, e quindi è qualcosa che si muove. Nasce il progetto perché io dipingevo, giravo tutti questi luoghi bellissimi con i miei acquerelli, i bozzetti, dico, ma perché lasciarli così, non farli conoscere in giro per il mondo, no? E vado a New York, faccio la mia mostra assieme alla mia collezione, magari faccio una piccola collezione dedicata ai borghi di Calabria, e lì hanno cominciato a chiedere, in effetti, insomma, informazioni, dove si trova, ho fatto anche Cleto naturalmente, no? Pentedattilo, Stilo, ho toccato tutti quei paesi che non erano proprio conosciuti, se ne sta parlando in questi ultimi anni, ma 10 anni fa non si conoscevano per niente, Gioiosa Ionica, Bova Marina, Bova il Superiore, insomma ci sono belle realtà in Calabria, bei luoghi con tanta storia, anche i castelli, sconosciuti ai calabresi. Quest'anno siamo rimasti in casa, tra virgolette, per il Covid, e quindi la gente ne approfitta, insomma, sta facendo viaggi culturali turistici anche in Calabria, finalmente, dico io, no? Perché è bellissima la Calabria. E da lì, insomma, nasce il progetto, proprio dalla carta alla seta, l'arte a passeggio, attraverso i paesaggi calabresi. Cioè io ho avuto occasione di andare a New York e rimanere lì a lavorare, in Canada ho avuto una importante proposta di lavoro tanti anni fa, ma ho rinunciato, io ho detto sono calabrese, sono italiana, voglio rimanere, non voglio vivere in Canada, io voglio vivere in Italia, voglio vivere in Calabria, quindi mi sono rimboccata le maniche, se riesco in questo progetto vado avanti, altrimenti ritorno a fare l'impiegata o qualcos'altro, la cameriera, non lo so, l'artista per strada. Però insomma sta andando bene. Bene, adesso l'altra domanda è per Franco. Tra i personaggi raccontati in questo libro abbiamo Stefano Caccavari, che molti conoscono con l'azienda Mulinum, che è quello appunto del mulino della farina. Poi sai, pensando al Covid, chi è rimasto in casa in questo periodo, penso che la farina e il lievito sono state due cose molto utilizzate per fare pane, torte e cose del genere. Lui è una persona che, come tutti quelli raccontati nel libro, hanno scelto, lo diceva proprio poco fa Luigia, no, io voglio rimanere qua a costo di zappare la terra, perché siamo partiti dagli orti con lui, se non vado errato, per poi
prendere un vecchio mulino. Quindi il riscatto non soltanto della persona in sé e dell'imprenditore onesto, quanto del territorio stesso che viene rigenerato. E un piccolo comune, magari sconosciuto o conosciuto poco, San Floro, viene invece conosciuto in Italia e all'estero, perché poi comunque le spedizioni vengono effettuate anche online, tramite questa startup nata con un sogno. Ne vogliamo parlare? Sì, questa, tra l'altro io ve l'ho appuntato, come ti vedi, mi dà diciamo il via e il là per raccontare rapidamente queste tre storie, queste ultime tre storie, poi ce ne sono altre, poi le troverete sul libro. Questa di Stefano Caccavare, queste sono, ecco, qui è la terra, di nuovo torna il concetto, il mito, la rivalutazione, la riscoperta della terra, dell'ambiente, della cultura contadina di questa terra. Stefano Caccavare è anche lui un ragazzo di un piccolo comune, San Floro, della provincia di Catanzaro, che ho conosciuto 4 anni fa, studiava all'università di Catanzaro. Dice: sai, io voglio fare l'orto sociale, inventa l'orto sociale. Cos'è? Mette a disposizione dei professionisti, di quanti volevano per hobby coltivare un pezzetto di terra, mette a disposizione alcuni ettari, pochi, sono 3-4 ettari della sua famiglia. Un centinaio di professionisti della zona catanzarese chiede questo pezzetto di terra, se va a coltivarlo oppure va semplicemente a raccogliere i frutti, lui gli fornisce manodopera. Nasce questo subito l'evento, ma lui immediatamente non si ferma qui, perché gli viene in mente una cosa, me ne parla, dice: guarda, io voglio prendere un mulino del Novecento e metterlo in funzione. Dico: ma che ci fai con un mulino del Novecento? Insomma, no, siamo una cosa datatissima. No, io la voglio fare perché voglio recuperare questi grani, tra cui quello Senatore Cappelli, famosissimo nei primi decenni del Novecento, e quello Verra, che è un grano qui silano che stava scomparendo. Si recupera questo mulino che era nella zona del Crotonese, lo rimette in moto, ci costruisce accanto il mulinum, un ristorante, una pizzeria, ma lì davanti si vede il mulino che fa il grano, che fa la farina che fa il pane, la pizza, ma con farine integrali 100% in purezza. Questa è la sfida. Fra le altre cose, una pizza straordinaria. Alcune di quelle pizze le firma Caterina Ceraulo, la ragazza, la chef che abbiamo detto prima, quindi originalissime. È una sfida, quindi un ritorno al passato con una visione però futura, una visione di modernità, ma anche diciamo di salute, perché lui fa fare uno studio all'università di Catanzaro. Allora i ragazzi, che la sera prima mangiano la pizza bianca di farina 00, che è un disastro per la salute, la mattina dopo si dice: ragazzi, l'impennata della glicemia, la pizza con la farina 100% integrale Cappelli o Verna, non c'è alcuna lievitazione, non cresce la glicemia, il giorno dopo rimane uguale alla sera. Cioè, quindi il caso c'è tutto, lui costruisce l'evento, se ne occupano i giornali, Sole 24 Ore, apre un secondo mulino con queste caratteristiche, un mulino del Novecento, la farina integrale, l'aspetto salutistico, apre in Toscana, sta aprendo in Puglia, diventa un caso, un fenomeno. Perché poi durante il lockdown si inventa un'altra cosa, Luigi, lui è geniale, invece di chiudere dice: no, io voglio mandare la farina gratis in tutta Italia, tutti il lievito madre che era scomparso lo regala, cioè, io vi regalo il lievito madre. E siccome noi quei 60 giorni siamo stati tutti chiusi in casa a fare pizza, a mangiare, allora diventa... La Bertolini va nel panico, perché gli doveva mettere decine di camion che partivano continuamente da San Floro a portare farina e lievito madre in tutta Italia. E voglio dire, non è nulla, sembra nulla di straordinario, però in realtà da un'attività normale ne ha fatto un caso nazionale. L'altro caso che volevo raccontare, oltre a lui, è questo di un ragazzo di qui vicino, un paesone nell'area di Acri. Questo ragazzo, che si chiama Gabriele Bafaro, si laurea in archeologia e poi si specializza a Matera, dove c'è una scuola di alta formazione, quindi archeologo, la passione del vino.
E mica poteva fare un vino normale con i 3 ettari del papà. No, fa il vino secondo l'antica Roma. Qual era il vino? Com'era il vino nell'antica Roma? Ovviamente da archeologo ha accesso privilegiato a studi particolari. Viene fuori una cosa incredibile. La raccolta chicco per chicco, tutto manuale, viene messa a dimora in queste, come si chiama, queste otri particolari che devono essere fatte in un certo modo in un terreno, stanno settimane, mesi. Me l'ha fatta assaggiare. Ovviamente non è il vino che noi immaginiamo, è qualcosa di forte, di intenso, profumatissimo. Ecco, una bottiglia che costa un mare di soldi. Però ecco, lui intercetta una clientela molto d'élite, che lo rintracciano anche dall'America. Un vino curiosissimo, lui lo chiama archeovino, quindi un vino delle archeologie, un vino antico, e diventa un caso anche lui in tutta Italia. E anche, cioè, vedete la genialità di questi ragazzi, ognuno dei quali, da Luigi a Caterina a Stefano, a Gabriele, ognuno dei quali non fa nulla di ordinario, anche se utilizza tutto quello che è questa terra. E poi l'ultimo caso che volevo raccontare, parliamo quindi anche di arte in questo caso, questo ragazzo che si chiama Francesco Rodilosso, anche lui studia, sono quasi tutti laureati se notate, anche lui studia all'Università della Calabria, economia, si laurea, ma aveva la passione per la danza, e partecipa con la scuola da ragazzino ad Altomonte ad un festival e lo nota Carla Fracci, chiama questo ragazzo, gli dice vieni qui, ma tu sei bravo, come ti chiami? E gli lascia un appunto del suo telefono, dice cercami che parliamo. Il ragazzo lo perde l'appunto, quindi perde il telefono e perde Carla Fracci. Ma c'era dell'arte, perché poi alla fine è venuto fuori, e questo ragazzo insiste, si afferma, finisce a ballare la Traviata sotto la direzione artistica di Sgarbi a Reggio Calabria, ha fatto il giro d'Europa con una giovane compagnia Create Danza di Cosenza. Lavora e balla, si è spostato anche a Milano, ha sogno di ritornare qui. Allora, qui ha unito le due cose, fare economia e fare danza, che è una cosa un po' complicata da mettere insieme, perché è difficile immaginare. No, lui riesce a fare anche questo. Ecco, vedi Riccardo, sono nella loro semplicità, c'è arte, c'è storia, c'è cultura, c'è ricerca, eppure sono, se voi vedete, ragazzi tutti di famiglie tra virgolette normali, cioè senza soldi, ragazzi tutti che non hanno avuto un solo contributo statale o regionale, e ritorniamo al fatto che interroghiamoci questi soldi a chi vengono dati, ragazzi che con i sacrifici, lavorando la terra, inventando il mulino, facendo il ballerino, cantando, suonando, tutti ragazzi che hanno fatto di una passione una professione, anche bella, anche interessante. Grazie Franco, grazie davvero. Queste sono riflessioni che facciamo tutti i giorni quando vediamo i ragazzi che ha famiglia, non so, partire per il nord piuttosto che per l'estero. Infatti io vorrei rivolgere una domanda al pubblico, non solo di segnalarti magari qualche storia, perché sarebbe bello se chi acquista il libro poi fosse anche incentivato a segnalare una storia magari di un parente, di un amico che ha un sogno, lo sta realizzando e lo vuole raccontare, perché penso che il filo conduttore è non sentirsi soli, perché questo raccontarsi, trovare te, trovarsi poi anche loro perché si sono trovati, è bello, ci fa sentire meno abbandonati, e ci fa sperare in una Calabria davvero, per dire vantaggiosa, cioè di noi stessi, della Calabria, della nostra terra e delle risorse che abbiamo. Quindi io vorrei sapere se magari tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare una domanda, non so, ci vuole raccontare un esempio di un amico, di un parente che nel suo piccolo è scelto di rimanere qui, anche qui vicino. C'è qualche coraggioso? Qualcuno che decide di raccontarsi? Se no, io faccio un'ultima domanda a Franco, perché
No, non c'è nessun coraggioso per il momento, però immaginate di acquistare il libro e di, non so, regalarlo anche a qualcuno che in questo momento ha un blocco e vuole sbloccarsi, perché chi legge questo libro ha la possibilità di dire, beh, lui è riuscito a fare questa cosa, magari lo posso fare anch'io, cioè posso rimanere qua. Bene, bene, aspetta. Luigia me ne segnala due, quindi passo subito la parola. Allora, io 2 giorni fa sono stata contattata da un giovanissimo regista, figlio di un signore che dovrei conoscere, mi hanno detto le amiche, tu lo conosci da sempre, abita a Moccone. Allora, questo ragazzo ha meno di 20 anni, sta girando un mediometraggio, autofinanziato, nel senso che ha chiesto a tanti amici suoi personali, amici del papà, altri amici, Rosaria è qua, insomma, di contribuire in qualche modo. A me ha chiesto i vestiti per le attrici, a un altro ha chiesto la location, insomma, si è mosso così, con un gruppo di ragazzini dai 17 ai 20 anni, e adesso gireranno un mediometraggio. Lui ha questo pallino da quando era bambino, ieri ci raccontava qui davanti il Bar Leonetti, insomma, di quello della sua storia. Quindi vuole fare il regista, vuole presentarlo, non so dove, per un festival che ci sarà a breve. Quindi, Franco, ne abbiamo uno già. E poi abbiamo Francesca, che è stata nominata, Francesca Pecora, la mia modella d'eccezione, è laureata al DAMS Comunicazione, è stata nominata membro della Commissione Cultura dall'attuale assessore Spirli. Quindi Francesca è nella Commissione Cultura, lei si è laureata al DAMS, quindi Franco, vedi, io 2 nomi te li ho dati, eh? Poi adesso tocca agli altri. Beh, vuoi fare un saluto, Francesca? Ciao a tutti, sono una serie che si per l'invito per questa bellissima iniziativa. Sono orgogliosa di essere stata nominata come membro del tavolo dei membri della cultura. Grazie per questo invito. Io do la cultura allo spazio di tutti. Grazie. Prego. Bellissimo. Vantati Vin, davvero lo possiamo dire veramente a gran voce, vantati Vin. Bene, io faccio un'ultima domanda e poi dopodiché concludiamo questa bellissima presentazione. Franco, hai mai pensato, vedendo queste storie, di fare tu un piccolo documentario o un lungometraggio raccontandole non soltanto in maniera, diciamo, perché tutti leggono, dovrebbero leggere, io amo il libro, però magari c'è gente che pigra e lo vuole vedere in video, quindi magari unire, chissà, il talento di questo ragazzo ventenne e scegliere un domani di fare un documentario raccontando queste storie e anche quelle che poi saranno Vante Divine 2 in un video. Sì, sarebbe bello perché sono storie vere, sono storie belle. Io ad esempio, che poi basta, vedi Luigia, capitano, ti vengono loro incontro. Io sono stato a Pizzo, splendida località di mare con un castello meraviglioso, 2 settimane fa. Nel centro storico a un certo punto noto un signore anziano e c'era scritto lo stagnino. Sono entrato e dico, ma che fa uno stagnino oggi? Perché me lo sono chiesto, no? E lui ha detto, ma io faccio fischietti, perché non vendo più nulla, non posso fare più nulla, ormai le pentole non conviene, non viene più nessuno a ripararlo una pentola, la compri con 4 soldi, non facciamo più le grondaie perché arrivano da fuori. Allora, a un certo punto, visto che era l'ultimo stagnino ancora vivente che resisteva, faceva un fischietto, e poi mi ha raccontato la sua storia, essere vissuto da quando aveva 2 anni che il papà era stagnino, l'ha portato lì dentro e lui non è più uscito da quel posto, un triangolo di casa sul piano terra di una vecchia casa, dove però la gente passa, guarda, forse spesso noi con molta indifferenza superficiale non diamo peso a queste persone. Io ho visto che questo signore era felice, che ero l'unica persona che era entrata quel giorno, e mi ha raccontato un po' la sua storia. Quando aveva 2 anni il papà l'ha portato lì, agli altri figli non ha voluto, solo a lui dice, ma tu stai qui, è cresciuto lì, si è appassionato, si lavorava tanto, ha passato un'altra guerra, mi raccontava
come ti dicono tutti gli anziani di Calabria, fame, povertà, miseria, però ci ho detto, ci ho campato una famiglia con 4 figli facendo lo stagnino. La seconda cosa, poi il giorno dopo ero qui a, io vedo Scopedace, quindi siete vicini, ero qui e ho visto Romualdo Pantusa sul marciapiede lì. Chi è Romualdo Pantusa? Un signore che da quest'anno, dopo 70 anni, ha chiuso il bar, il primo bar, credo, di Camigliatello, no Francesca, era il primo, il secondo, non so. Comunque dici, mi raccontava, no, non l'apro più la Saracinesca, non ce la faccio più, ha 85 anni, un signore che voi lo vedete all'ingresso qui di questa strada, mi raccontava, dici, quando io ho cominciato non c'era luce, non c'era acqua, non c'era nessuno, io ho cominciato con una caffettiera che la dovevi scaldare in un metodo, mi raccontava, stranissimo, per fare il caffè a qualcuno che lavorava nel bosco, a chi scendeva con la ferrovia che era arrivata qui, ma non c'era nulla. Ha fatto quindi 70 anni dentro quel bar e da oggi è un uomo libero, anziano ovviamente, contento di non alzare più quella, anche se la nostalgia era quella di prendere la chiave e alzarla e fare il suo famoso cremino. Guardate, non sono storie minori, non sono storie banali, sono storie di uomini che hanno fatto questa terra, che hanno fatto Camigliatello, che hanno fatto Pizzo, che hanno fatto Cosenza, che hanno fatto la Calabria, persone anzianissime oggi che hanno vissuto un secolo terribile. Il Novecento è stato un grande secolo di scoperte, di cultura, di tecnologie, di informatica, una rivoluzione dietro l'altra, ma anche un secolo di drammi, di guerre, di povertà, di carestie. Ecco, ascoltare queste, allora io ho pensato che in fondo anche loro debbano entrare in vantati vinne, perché sono per noi un vanto, noi siamo qui perché abbiamo avuto lo stagnino di Pizzo o Romualdo Pantusa del cremino di Camigliatello. Bene. Io ringrazio nuovamente Egidio Bevilacqua, ringrazio ovviamente chi è stato qui a fianco a me, ovvero Luigia Granata e Franco Laratta. Vi ricordo che ovviamente Incontri Silani, Lettura d'Alta Quota continua, quindi seguite le locandine e i volantini che ci sono qua. Vi invito ovviamente ad acquistare il libro, avvicinatevi, è presente qui al tavolo ma anche nella libreria di Egidio. Vi auguro una buona serata e soprattutto mi raccomando, manteniamo le distanze ma restiamo vicini e vantiamoci della nostra terra. Buona serata a tutti. Allora, grazie a tutti ovviamente, grazie al pubblico che ci ha seguito, grazie a Franca, a Luigi, a Riccardo. Io ringraziandovi tutti vi ricordo che domani allo stesso orario abbiamo un'altra presentazione di un libro, in questo caso l'autore è lui, Riccardo Cristiano presenta un libro molto bello e molto particolare anche perché tocca temi che secondo me vanno discussi e con una sensibilità diversa vanno affrontati. Vi dichiaro uniti, un libro molto bello, quindi alle 17.30 vi raccomando qui in piazza per ascoltare questa presentazione di questo libro che sicuramente ci appassionerà. Buona serata a tutti e grazie a voi ovviamente che ci avete onorato della vostra presenza e dei vostri colori, della vostra bellezza. Vuoi dire qualcosa? Saluto a tu per tutti. Saluto a tu per tutti. Ciao a tutti e buon proseguimento per questa bellissima iniziativa e volevo ringraziare per questo piccolo intervento a Egidio e a tutti quanti dello staff. Grazie mille.